Sii dunque sempre fedele a Dio, nell'osservanza delle promesse fategli, e non ti curare dei motteggi degli insipienti. Sappi che i santi si sono sempre schermiti del mondo e dei mondani, e si sono messo sotto i piedi il mondo e le sue massime. Pace e bene, fratelli e sorelle, ormai siamo agli sgoccioli, siamo all'ultimo giorno penultimo giorno del mese di maggio. Ci dice Nedina Mori, questa sua figlia spirituale, quando 15 anni fa cominciai a perdere la vista, mi rammaricavo di non poter più leggere il Vangelo, ero triste. Una sera però, mentre recitavo il rosario, pensai: ma nel rosario c'è tutta la vita di Gesù. Non avevo finito di concepire questo pensiero quando avvertii un intenso profumo che proveniva dalla corona. Era tanto intenso che la mia mano ne rimase impregnata. L'avvertì anche la mia amica che era a mio fianco. Il profumo della corona durò più giorni. Pensai al padre. Noi sapevamo che il profumo avvertito in quel modo indicava la sua presenza. E certo, Padre Pio si faceva vedere, si faceva sentire anche con il suo profumo. Vedete questa poveretta che ormai perso la vista, non poteva più leggere la Bibbia, non poteva più leggere il Vangelo. Però disse: ecco, io quando recito il rosario c'è tutto il Vangelo, misteri gaudiosi, dall'Annunciazione, poi i misteri dolorosi, dall'agonia alla resurrezione, poi adesso ci sono i misteri luminosi dopo la resurrezione di Gesù, poi ci sono i misteri gloriosi dalla resurrezione, eccetera, eccetera. Tutto il Vangelo, tutto un compendio del Vangelo. E allora vedete che Enedina Mori ha la conferma gliela dà il padre. Come gliela dà il padre la conferma? Impregnando la sua corona di profumo. Era il profumo che Enedina sentiva quando stava accanto a Padre Pio. Quindi lei aveva capito che il padre aveva confermato questa sua affermazione. Sì, non posso leggere più perché non vedo, ma recitando il rosario io medito ugualmente tutto il Vangelo. Padre Pio le dice col suo profumo: certo, figlia mia, è così, continua a fare così. Il Signore non ti abbandona, la Madonna è sempre con te. Vedete che consiglio pratico? Quindi non portiamo scuse, non ci sono scuse. Il rosario è fatto per tutti, vecchi, anziani, malati, bambini, giovani, intellettuali, persone semplici, per tutti. Pace e bene.